Città del gioco per un giorno, Domodossolo, o meglio il centro storico del capoluogo Solano, oggi si è trasformata in una grande piazza del divertimento. Ben 600 giovanissimi studenti che hanno animato vecchi e nuovi giochi. La manifestazione, alla sua seconda edizione, avrebbe dovuto svolgersi una settimana fa. Il maltempo ha però costretto gli organizzatori, Comune di Domodossolo e Direzione Didattica Secondo Circolo a posticiparla ad oggi. Tanti passatempo portati in piazza, musica, il gioco dei sacchi, l'angolo dedicato alla robotica e segretaria. Dell'orto, solo per citarne alcuni. Inutile sottolineare il successo riscosso dall'iniziativa che quest'anno ha ospitato, oltre agli scolari delle scuole cittadine Kennedy e Milani, anche i bimbi delle elementari di Druonio. Ad aprire la giornata di festa, un grande ballo di gruppo in piazza Mercato alle 9. Poi anche le piazza Repubblica dell'Ossola, Rovereto e i portici di Teatro Galletti hanno fatto da cornice a vecchi e nuovi giochi. La città del gioco, nata sulla scia di 150 giochi ieri oggi oggi mira a far riscoprire nell'era della tecnologia il gioco all'aria aperta. Il percorso di giochi prevedeva infatti diverse proposte motorie, alcune ispirate al passato, i giochi dei nonni, altre al presente, spazio alla fantasia dei bimbi, altre ancora al futuro e qui musica, tecnologia e movimento sono stati i veri protagonisti. Questa giornata è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse associazioni, ha spiegato l'assessore all'istruzione di Domodossola Salvo Iacopino. Abbiamo voluto offrire come già fatto lo scorso anno e come vorremmo fare ogni anno un'ulteriore specifica occasione di aggregazione e divertimento legata dal gioco e centrata sulla condivisione e partecipazione.